Fallen der kleine Krater, der den Sturz aus der Kindheit markiert. Es war die Luft im militärischen Sektor, die schwer auf den Lungen lastet. Con la lettura della poesia Il Picchio e la firma del libro degli ospiti, è stato presentato stamane nella sede di Biperbank all'Aquila Durs Grumbain, poeta e saggista tedesco, ospite d'onore della 23esima edizione del Premio Letterario Internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolato alla Domia Bonanni. La poetica va dritta al cuore nelle parole di Grumbain, che torna all'Aquila dopo il terremoto e annuncia che il capoluogo d'Abruzzo sarà il tema delle sue prossime composizioni. Also, das ist eine Ehre für mich. Mi sento molto onorata di essere qui anche perché ho letto chi sono stati i miei predecessori, che io stimo molto, alcuni sono stati anche amici miei e per questo sono molto contento di essere qui. La poesia per me significa è un ancoraggio con cui io mi fisso con la mia storia locale, con la storia della Germania, ma anche la storia europea. Ed è un dialogo continuo, un dialogo con altri poeti, e sono anche poeti del passato, degli ultimi 2000 anni. Il poeta sarà poi al carcere per la premiazione della sezione di poesia dedicata ai detenuti e presenzierà alla cerimonia finale per la premiazione dei vincitori della sezione poesia edita e della sezione dedicata agli studenti. Biper è molto attenta alle manifestazioni che esprimono cultura ai massimi livelli e il premio Bonanni è uno di questi. Nel pomeriggio ci sarà questo incontro presso il penitenziario qui dell'Aquila ed è un momento particolarmente elevato perché c'è un tema di inclusività, di coinvolgimento di persone che nella vita hanno commesso degli errori e speriamo attraverso l'espletazione dei loro sentimenti culturali in quello che riescono, come dire, a presentarci possano almeno trovare una via di loro recupero e di loro reinserimento nella società, che è un'ambizione ovviamente che tutti dovrebbero avere per aiutare le persone ad imparare dai loro errori ed è una bellissima cosa che appartiene a questo premio.